Nel terzo e ultimo blocco rientra l'opera principale della produzione tarda di Seneca, la più celebre in assoluto, le Epistule ad Lucilium, una raccolta di lettere di estensione variabile e di vario argomento indirizzate appunto all'amico Lucilio e composte tra il 62 e il 65 d.C. Ci sono solo le lettere di Seneca a Lucilio, non ci sono quelle di Lucilio a Seneca. E in queste lettere lui a Lucilio rivolge spiegazioni, ammaestramenti, a volte gli dedica persino dei piccoli trattati, spesso, come dire, in alcuni casi anche teorici, no? Anche complessi dal punto di vista filosofico, ma più spesso affrontando temi che si potrebbero piuttosto chiamare esistenziali. Con quest'opera Seneca rivendica il merito di aver introdotto a Roma il genere dell'epistola filosofica. Il modello di riferimento delle epistole senacane sono infatti in modo particolare le lettere di Epicuro, che nelle lettere agli amici aveva saputo realizzare perfettamente quel rapporto di formazione e di educazione spirituale che Seneca vuole istituire con Lucilio. L'epistola, secondo il modello epicureo, rappresenta la primissima tappa di un percorso formativo volto a consolidare le capacità analitiche dell'allievo e ad ampliarne le conoscenze in vista dell'approccio a strumenti filosofici più impegnativi. Ma il genere epistolare si rivela appropriato anche ad accogliere un tipo di filosofia, come quella di Seneca, priva di sistematicità e incline piuttosto alla trattazione di singoli temi di carattere etico. Le lettere a Lucilio costituiscono la sintesi del pensiero filosofico che Seneca aveva illustrato anche nelle opere precedenti. Rispetto a queste ultime, tuttavia, nelle lettere si insiste molto sul tema della filosofia come medicina dell'anima che libera l'uomo dalla paura e lo porta alla felicità. Seneca è un grande filosofo dell'esistenza. Quello che lo interessa è come affrontare la vita, come affrontare il male, come affrontare il bene, come far fronte alla paura della morte, come accettare l'idea del trascorrere del tempo e del tempo che è così breve nella vita umana. Questo è ciò che lo interessa. E a queste domande lui risponde attraverso soprattutto la letteratura, secondo me, cioè lo stile. Riesce a formulare talmente bene queste risposte che per un po' uno resta convinto che Seneca davvero abbia capito come si risolve il problema dell'esistenza. Può darsi che in alcuni casi sia veramente così.